notte, la voce del vento mi ha portato la notizia di una visita di una scolaresca, alla quale avrei dovuto parlare di me stessa. Ho atteso il loro arrivo, pensando alla mia lunga storia. Buongiorno ragazzi, mi presento. Sono la chiesa di San Bernardo. Mi trovo a Provaglio di Seo, nella contrada Zurane, in un luogo sopraelevato da cui ogni mattina posso osservare il mio paese. Sono una chiesa dedicata a un santo dell'ordine dei Cistercensi, un ordine povero la cui regola prevedeva il lavoro manuale e la preghiera. Proprio nel punto in cui sono stata costruita, già nel 1300, c'era una struttura quadrangolare che si sviluppava in altezza, probabilmente una torre difensiva. La mia nascita risale alla seconda metà del 1400, ma sono stata profondamente ristrutturata nel 1600 e più modestamente nei primi anni del 1800. Ho una struttura semplice, un'unica navata, con archi a sesto acuto, tetto a capanna, soffitto realizzato con vecchie travi lignee e tavelle in cotto, pavimento in cotto lombardo. Ho però degli elementi particolari, di cui sono molto orgogliosa. Prima di tutto c'è l'altare maggiore, con i suoi preziosi colori, oro e blu. La struttura è in legno e le due colonne, in stile barocco, racchiudono un dipinto, in cui sono presenti diverse figure, tra cui San Bernardo, che è riconoscibile da alcuni particolari. Indossa un saio bianco, regge un pastorale e tiene incatenato un demone. La parte inferiore dell'altare è realizzata con stucco e polvere di marmo, finemente triturata per imitare gli altari preziosi, in commesso di marmo, presenti nelle chiese importanti. Ma per me, povera chiesa di paese, non era possibile tanta ricchezza. Vado orgogliosa dell'altare laterale, proveniente probabilmente da una chiesa cittadina. Esso colpisce per l'imponenza delle colonne tornite, realizzate in legno e ricoperte di stucco per dare l'illusione del marmo. Avevo ben 6 altari, ma furono eliminati perché i vescovi dell'epoca chiedevano di riordinare e sistemare il mio edificio secondo le regole sancite dal Concilio di Trento. Tutti i visitatori si soffermano curiosi a guardare l'affresco realizzato sulla parete settentrionale. Si tratta di un polittico dipinto e datato 1597, in cui colpisce la storia del beato Simonino da Trento, un bimbo scomparso misteriosamente la sera del 23 marzo 1475 e trovato morto la mattina di Pasqua. Di questo orrendo crimine furono accusati gli ebrei e solo nel 1900 si arrivò all'esclusione della responsabilità ebraica. Ecco, questa sono io, una piccola chiesa dedicata ad un santo che è stato anche guida di Dante nel Paradiso, un vecchio dallo sguardo sereno e benigno, fondatore dell'abbazia di Chiaravalle. Thank you.